Bene ragazzi e ben ritrovati. Oggi andremo a fare un lavoro ed è l'ultimo sull'Audi A4 B9. Riguarda sempre ragazzi CarPlay, Android Auto. Questo ragazzi è l'ultimo della serie perché abbiamo fatto tutti i video di tutte le scarpette, quella Type-C, quella modificata e adesso l'ultima, ok, quella con la USB e anche la AUX. A breve andremo a vederli insieme. Questa scarpetta, a differenza delle altre, promette l'utilizzo del CarPlay, quindi Apple CarPlay, e dell'Android Auto. Quindi non c'è bisogno di codificare o per una o per l'altra. È come la scarpetta dell'Audi A3 8V. Basta sostituire il cavetto e utilizzare l'Apple oppure un Android. In questo caso sto andando io a raggiungere il ragazzo, anche perché si trova in provincia di Bari. In questo video ragazzi andremo a vedere nuovamente l'installazione, ma ovviamente andremo a fare prima lo sblocco perché questo sistema è un MHS2, quindi è un Delphi. Quindi ragazzi, per sbloccare il Delphi ovviamente vi riporto al video su qui, dove potrete sbloccare il vostro MMI, sempre Delphi, ovviamente aggiornare le mappe e i POI al 2024. Ovviamente ragazzi, se voi avete un Harman, quindi MHI2, non è così semplice, dovete sbloccarlo attraverso il menu verde, è un pochino più complicato e diciamo in alcuni casi, se non sapete cosa fare, è abbastanza pericoloso perché si entra nel menu verde e quindi se sbagliate un comando buttate più di 3.000 euro. Ecco perché io non ho postato nessun video al riguardo, perché è abbastanza pericoloso, in quanto se si sbaglia una procedura non voglio essere responsabile e in quest'ultimo caso preferisco sempre, diciamo, seguire la persona via telefono, dove verrà seguita passo passo per lo sblocco. Ragazzi, ovviamente dopo lo sblocco c'è bisogno sempre della codifica, quindi ragazzi OBD11 con licenza Pro è assolutissimamente necessario, o anche un VCDS. Vi lascio il link in descrizione per acquistarlo e con codice sconto Danilo Garage avrete il 10% di sconto. Ricordo sempre che ci sono delle offerte cicliche, ok, dove loro promettono, quindi Voltas, il produttore di BD11, promettono 2 anni di licenza Pro a prezzi veramente scontati. Normalmente capitano nei periodi diciamo festivi, tipo Natale, Pasqua e altre festività. Quindi ragazzi, se non lo volete comprare al momento e risparmiare soldi, ok, io ovviamente nel canale Telegram o su Instagram pubblico sempre i codici sconto, pubblico sempre il periodo, ok, dove l'OBD11 è in offerta. Quindi ragazzi, l'iscrizione è completamente gratuita sui miei social. Ma ora continuiamo il nostro viaggio e arriviamo a destinazione. Bene ragazzi, ecco qui l'Audi A4 B9. Su questa autovettura andremo a fare lo sblocco dell'MMI perché questo è un MHS2. Dopo dello sblocco andremo a fare la codifica con il nostro OBD11 e successivamente andremo a montare la scarpetta. Ecco la scarpetta in questione con 2 porte USB, connettore 8 poli e cavo LVDS. Il codice è questo qua ragazzi. Ecco qui ragazzi il nostro Charge Only illuminato, questo qui, e lo andremo a sostituire con questo qui. La forma è la stessa, ok, quindi leva e metti. Ovviamente noi, e vi faccio vedere dopo, troveremo già il connettore 8 poli, dovremo solo portarci l'LVDS dietro al cassetto portoggetti. Quindi ragazzi, questa scarpetta promette l'utilizzo di Android Auto e Apple CarPlay contemporaneamente. L'importante ovviamente è cambiare il tipo di cavo in base al dispositivo che voi utilizzate. Quindi adesso andiamo a fare lo sblocco, ma prima dello sblocco andiamo a vedere
come si entra nel menu rosso. Ora accendiamo il quadro. Ragazzi, come sempre, per entrare nel menu rosso, ok, così come l'Audi A3, così come la Q2, nav sopra, questo sopra e media sotto per 3 secondi. Quindi 1, 2, attendiamo 3-4 secondi, vediamo un po'. Ecco qua, andiamo a vedere informazioni versione MHS2, ok? Quindi questo è un Delphi. Con le nostre SD già preparate, quindi questo è lo sblocco, qui abbiamo i poi che caricheremo e dopo andremo a levare l'SD originale delle mappe, questa qua, porta mappe 2017, ci andiamo a mettere quelle 2024, proprio qui. Andiamo a vedere il codice di abilitazione. Ok, soltanto 4. Quindi torniamo indietro dal menu rosso, sempre stessa combinazione tasti, torniamo indietro. Ok ragazzi, la prima cosa è fare una scansione con OBD11, cioè andare a vedere nelle centraline cosa ci sta di anomalia. Quindi vediamo. 5F pulita, vediamo vedere nel 17. Ok, andiamo a vedere in guasti. Centralina del sistema Electron, che non ha nessuna comunicazione del sistema Electron. Ok, è capitato il 1 febbraio 2023, vabbè, è un qualcosa di vecchio, quindi sarà successo qualcosa vecchio, quindi guasti, cancelliamoli. Ok, torniamo indietro, vediamo la 19, che guasti ha. Dati sistema per il percorso, errore di segnale, vediamo questo qua, è capitato il 19 marzo a 132.000 km, adesso è a 140.000, quindi vabbè, è sporadico. Lo cancelliamo. Ok, adesso è tutto a posto, possiamo patchare. Quindi usciamo dal nostro BD11, che dopo rientreremo. Ok ragazzi, ecco l'SD, ora andiamo a metterla nel slot 1 e lasciamo stare così. Ok, ecco il primo riavvio, inizializzazione in corso. Ok, si è riacceso. Ragazzi, ovviamente per lo sblocco di un MHS2 trovate ovviamente il link in descrizione per andare a sbloccare il vostro sistema, quindi uguale. Quindi abbonatevi come apprendista o imprenditore se volete le mappe 2024, Autovelox e poi 2024. Ok, lascio tutto in descrizione, quindi andate tranquillamente e lo fate in autonomia. Ok, l'ultimo riavvio. Ok, adesso rimuoviamo l'SD. Perfetto, andiamo nel menu rosso, andiamo a vedere un po' se ha codificato, se ha sbloccato tutto. Ok, andiamo su sistema, codice abilitazione ed ecco qua, tutto sbloccato ragazzi. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, adesso andiamo a codificare con OBD11. Mettiamo il dispositivo nella presa OBD e dopo apriamo il cofano motore. Ok ragazzi, abbiamo smontato il tunnel centrale, come sempre, adesso andremo a passare la sonda di qua per farlo uscire da questa parte, ok? E andiamo a cambiare questa scarpetta. Ovviamente poi dobbiamo anche rimuovere il cassetto portoggetti. Ok ragazzi, abbiamo collegato un cavo perché su quello vecchio, sempre 8 poli. Ora siamo pronti per inserire una nuova scarpetta, questa qui, e ci dobbiamo portare soltanto il cavo LVDS, ok? Quindi per il momento mettiamoci la scarpetta. Perfetto. Ora ci portiamo il cavo LVDS, lo facciamo passare di qua, poi davanti e infine nel cassetto portoggetti. Ok, colleghiamo. Perfetto, e colleghiamo il nostro cavo LVDS che va così. Perfetto, ok, tiriamoci il cavo in eccesso, vai vai. Altre poco, ok, fermati. Ok, dobbiamo sistemarlo per evitare che tocchi ogni volta questa parte qui, quindi lo dobbiamo far passare da sotto e quindi poi collegarlo
fissarlo qua con una fascetta. Ok ragazzi, abbiamo montato la scarpetta USB, quindi abbiamo richiuso tutto. Ok ragazzi, abbiamo collegato nella porta numero 1. Ok, chiediamo, diamo conferma, sì, acconsenti. Ok, ecco il telefono qua collegato ed ecco qua. Android Auto, ok, tutto a posto. Ora proviamo con un Apple. Ok ragazzi, dopo una codifica siamo riusciti a far partire anche l'Apple CarPlay. Ora vi spiegherò meglio. Quindi qui tutto a posto, qui confermiamo, sì acconsento, confermiamo. Ecco qui, di confermare, di consentire. Perfetto, è partito. Ok, quindi adesso invece lo sostituiamo, mettiamo nella numero 2, vediamo cosa succede. Quindi mettiamo la numero 2, vediamo se funziona la numero 2 anche come CarPlay. Perfetto, anche la numero 2 funziona. Ok ragazzi, ogni scarpetta va codificata in una maniera diversa. Questa qui va codificata... Quindi ragazzi, queste informazioni sono tutte scritte in descrizione nel video in abbonamento. Bene ragazzi, anche questo sistema è stato sbloccato. Quindi abbiamo attivato Android Auto, Apple CarPlay, Mappe 2024, poi Autovelox 2024. Quindi diciamo ragazzi, il video testimonia quello che può fare. Ovviamente trovate tutto in descrizione, se volete andate a vedere. Trovate anche l'OBD11 che vi serve per codificare, codice sconto da Nilo Garage e tutto ovviamente le offerte su Telegram. Ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!